Salve, benvenuti alla nuova interrogazione con Vagnato. Io sono Vagnato e questa è una serie in cui io interrogo e voi non sapete cosa rispondere. L'interrogato di oggi è il ragazzo che sfrutta i suoi ospiti per fare visualizzazioni su YouTube. Copioni. Un bel applauso. Ero più a mio agio con il Yes Maluma. Scusami, che mi hai visto un po' nervoso, perché mentre venivo qui oggi ho trovato un gay in macchina davanti a me e... Non era proprio capace a guidare, come le donne, no? Lo sai. Sì, ho un po' la patente, quindi. Troppo pure la a proposito, però vai. Hai dichiarato di essere gay. Sì. Ce n'era davvero bisogno? No, stavo per dirtelo io. No, però diciamo che per carineria, no? Era una domanda seria e tu hai scherzato su questo argomento, Tommaso. Ti senti in colpa di questa cosa? Su che argomento? Bene, non intendevo che sembri gay. C'è bisogno di dire che sei gay nel 2020? C'è bisogno che personaggi famosi facciano coming out? Sì. Una risposta forte da parte tua, Tommaso, mi piace. No, nel bene, senso... ma continuiamo. Vai. Non vuoi aggiungere altro, Tommaso? Sto per mandarti a fanculo. Bene. Vai, procediamo. Una persona famosa come te che fa coming out. Scherzavo, non sei così famoso. No, dai, sì. No. Comunque si vede lontano un miglio che sei gay. Meglio. Te ne fai una colpa? Ah, in realtà sono pieno di figa, nel senso che sono seguito solamente da donne, quindi beato sono te. Un etero mancato. Ho letto che la prima persona a cui hai detto di essere gay è sì. Michelle Hunziker. Giusto. Che pensavi fosse cieca? No, in realtà perché stavo con sua figlia, quindi ho voluto, cioè il rumore era quindi quello. Quindi fai finta di essere gay? No, ho fatto finta di non essere gay per un tanto è bello tempo. Ciò che è bello, è bello ciò che piace, ci credi? Grazie. Ti stai divertendo? Invece ai tuoi hai detto di essere gay con un'email. Bravo. Oh, sai tutto? Ti hanno risposto o l'hanno messa nelle spam? Ho mandato un'email a mia mamma con mio papà in copia. Perché in realtà ero a Londra, quindi non mi trovavo a Milano. Non avevo le palle di dirglielo di persona. E ho deciso di mandargli una mail. Proprio per codarderia, codardaggine. Vuoi? L'omofobia in Italia è molto diffusa. Già. Sei omofobo? Beh, no, non sono omofobo. Diciamo che purtroppo l'omofobia, specialmente nelle fasce di ragazzi giovani, preadolescenziali e nelle fasi adolescenziali, sono atteggiamenti che ti distruggono. Cioè, quell'età lì è il peggio che può succedere a un ragazzino, nel senso che sei proprio nella tua... Cioè, nel momento in cui stai scoprendo te stesso e prendi batosta a destra e manca per la persona che sei, allora poi entri veramente in confusione e... Ed è un... È un odio ingiustificato, capito? Non è... È quello che mi dà fastidio, cioè non c'è un motivo. Non c'è... C'è tutti i motivi che ti danno, che siano pseudoscientifici o che siano religiosi, sono solamente... per camuffare un'intolleranza di base, ma non perché sei gay, ma perché sei diverso. Bene, Tommaso ha dichiarato di essere omofobo, adesso devo confessarti che anche io lo sono, cioè io non ho niente contro i gay, anzi, ho tanti amici gay. Olè. È quello che dicono gli omofobi questo, vero? Ma gli omofobi... Di base, secondo me io penso che abbiano tanta voglia di cazzo gli omofobi, sia proprio una forma repressa di omosessualità. Perché se non te ne frega niente, di base non te ne frega niente. E che cos'è? Dimmi, che cos'è questo cazzo? Il cazzo. È l'organo riproduttivo maschile, nonché organo di preferenza degli omosessuali. Tra uno e l'altro preferisco il cazzo. Ecco. Perché è importante la parola cazzo, dipende anche da come la usi. Tu come lo usi il cazzo? Mi stai chiedendo se sono attivo o passivo? Non voglio saperle queste comunque... cose, per favore. No, no. Quando vai a letto con un altro gay, chi di voi fa l'uomo e chi la donna? Ma io per fortuna non ho questo tipo di... Diciamo che sono sia una spina che una presa. Ma schifo, dai, con quello che gira. Troppo ipocondriaco. Scusa. No! No. Ah. No, me! Le adozioni gay, sei d'accordo che un bambino abbia due genitori uguali? In che senso uguali? C'è dello stesso sesso? Perché no? L'adozione gay. È. Gay. È. Sei d'accordo?
Sì, io vorrei avere figli. Non sei d'accordo? No, vorrei avere figli domani. Con chi? Con me? Da dove partorisce un gay? Il gay non partorisce. Adottano o rubano bambini al parco. È la cosa che preferisco fare anch'io. Ho qui con me delle barzellette su voi gay, vuoi sentirle? Non vedo l'ora. Due gay parlano tra di loro. Io vorrei essere un albero. Perché? Perché tutti gli uccelli verrebbero a fare il nido. Non è finita. Hai rovinato la mia... Faceva ridere a metà, se poi secondo me andava chiusa lì quella battuta. Puoi non ridere, posso rifarla e non ridere. Vai. Grazie. Due gay parlano tra loro. Io vorrei essere un albero. Perché? Perché tutti gli uccelli verrebbero a fare il nido da me. Per favore, Tommaso, stai rovinando questa intervista. So, a me fa uccello, mi fa devo ridere. Devo rilè. Lo so, avrò 3 anni, però mi fa ridere. Perché ti fa ridere? Ma perché l'uccello? Mi fa ridere, non lo so, mi fa ridere. Quindi tu quando vedi l'uccello ridi? A volte ho riso, ma non è un buon segno. Due gay parlano tra di loro. Io vorrei essere un albero. Perché? Perché tutti gli uccelli... Due gay parlano tra Dai, di ti loro. Ti prego, basta. Ce la faccio. Due gay parlano tra di loro. Io vorrei essere un albero. Perché? Perché tutti gli... uccelli verrebbero a fare il nido da me. Io invece vorrei essere un'ambulanza. Perché? Perché ti aprono dietro, non ti faccio vedere. Ti fanno così ridere le battute sui gay. Perché ti aprono dietro, te lo sbattono dentro e tu parti strillando. Perché ti stai abbassando, Tommaso? Cosa c'è lì? Un gay? C'è che l'ha scritto. Un po' d'acqua? Dalla mia sì. No! Dai, per cagare! Canestro! Cioè. Tommaso, io ho fatto questa azione per un motivo ben preciso. Perché sono innamorato di te. Lo sapevo, te l'ho detto subito. Posso presentarti mio padre? Vai. Saluta papà. Attento, è fragile. Era piccolo papà, Io ho avuto molto rispetto con te perché sei gay. Tu non con me perché sono Orfano. Figlio di mio padre. O meglio lo ero. Andiamo avanti. Sai, sembri quasi una persona normale. E allora? Se voi gay siete così normali, perché noi omofobi ce l'abbiamo con voi? Penso che ci sia... Seriamente, per favore. Tanta incomprensione. E voglia di non capire. Ma penso che voi omofobi ce l'abbiate in primis con voi stessi. E poi con noi, perché siamo un capro espiatorio, ma come con noi, come con i neri, come con gli immigrati, come con... Non è che siamo gli unici. Cioè, per chi è omofobo tende a odiare tutta una serie di categorie di persone. Da questa intervista ho capito una cosa. Oggi ho capito che è stupido essere omofobi. Perché le parole hanno un peso. Non è tutto uno scherzo o un gioco, come questo video. Bisogna fare attenzione alle cose che si dicono, alle persone che si hanno intorno e anche ai propri amici. Perché le persone potrebbero ferirsi. Così. Aia! Quindi grazie, Tommaso, per non essertene andato. Io me ne sarei andato. Mi è stato imposto di non farlo. C'erano un paio di volte che... Però no, ce l'ho fatta, dai. È arrivato il momento del voto, Tommaso, ma non sarò io a dartelo, ma i tuoi compagni a casa. Scrivete nei commenti quale voto vorreste dare a Tommaso. Noi ci vediamo alla prossima interrogazione. Mi raccomando. Ciao ragazzi. Hai detto che Londra è la tua città preferita. Sì. Ci vai spesso. Perché non ci rimani? Ci sono rimasto per 7 anni, dopodiché sentivo il bisogno di tornare in madrepatria. E perché noi non sentivamo il bisogno di farti tornare? Hai sentito questo rumore, Tommaso? No. Questa era la domanda di Chris Brave. Oltre che gay, sei anche sordo. Non hai mai nascosto di venire da una famiglia benestante, ma con tutti quei soldi non potevi comprarti un corso di simpatia? Sarà doppiata da Carl Brave. No, ma sarà lui. Chi è Carl Brave? Un altro? Carl Brave.